Siamo al Grodumi di Palermo, uno dei cinema più antichi della città. Qui con me Manfredi Russo, giovane attore e regista palermitano, in occasione dell'anteprima della sua ultima fatica cinematografica dal titolo Non c'è campo. Parlaci del film. Grazie Teresa dello spazio. Questo cortometraggio rappresenta come sempre una commedia a sfondo sociale. Tu sai bene che la sensibilizzazione del pubblico tramite il cinema è qualcosa che può arricchire sia chi lo fa che chi lo guarda. Quindi Non c'è campo evocativo non c'è campo, c'è un binomio che si accomuna in maniera spontanea, non c'è campo delle coscienze sociali, non c'è campo dei mezzi di comunicazione e dei media che vengono meno in un futuro 2020 a causa di un blackout che tocca tutte le linee telefoniche e le linee. Due scienziati americani hanno previsto in questo 2020 prossimo questo blackout mondiale, le linee sia elettriche che telefoniche, quindi era secondo me lo scenario adatto per mettere dentro una situazione sociale specifica già al di là della luce, che è la veglia funebre. Ecco, la veglia funebre diventa uno spaccato del cinismo della società che viene avvalorato da questa mancanza di luce, e poi magari la luce è quella delle coscienze.